Eccoci qua con Calogero Reina, che Calogero, spiegaci un po' come ti sei approcciato al metodo, che cosa, bene o male, tu sei un ragazzo, vivi in Sicilia, sentiranno adesso il tuo accento stretto siciliano. Spiegaci un po' quali sono state le motivazioni che ti hanno spinto a iniziare questo percorso e poi spiegami un po' anche la tua storia passata, da che cosa venivi e cosa ti ha spinto poi a iniziare questo metodo. Io comunque è stato un periodo in cui non mangiavo tanto bene. Lavoravo e per esempio a pranzo non mangiavo. Quindi poi c'è stato un periodo in cui ho iniziato a prendere peso, nonostante mangiassi bene, però quella routine che facevo non era per niente, non faceva bene al mio corpo. E da lì è scattata la scintilla. Ovviamente ho visto il tuo profilo sia su Instagram che su Facebook e lì proprio mi ha ispirato fiducia, sia i video che... Possiamo dire chi è Calogero? Cioè, chi era Calogero prima di fare questo percorso? Vai anche un po' indietro raccontando un po' la tua storia fisica, sportiva o comunque alimentare. Calogero era una persona che non faceva tantissimo sport, comunque provava a fare dello sport, ma magari dopo un mesetto già abbandonava sia la palestra o comunque il calcio, poi mi stufava dopo un po' di tempo. Quindi avevo la necessità di trovare una guida, perché magari da solo si inizia, hai dei buoni propositi, dopodiché dopo un periodo di tempo ti stufi e non continui. E per questo motivo volevo una guida. Come ti ho detto, guardando su Facebook, su Instagram, mi ha dato la motivazione giusta, comunque i video che facevi, sembrava una persona con cui potevo dialogare, su cui affidarmi, diciamo. Certo. E poi quando ti sei cimentato nel percorso, cioè di che cosa ti sei reso conto, diciamo, man mano che già dal primo mese, quali sono state le tue impressioni? Allora, dopodiché, dopo che mi sono approcciato al percorso, il percorso devo dire che comunque è spiegato molto bene, c'è uno schema alimentare facilmente seguibile da tutti, è qualcosa di astronomico, comunque cose che non si trovano. Dopodiché, iniziando magari la prima settimana, dicevo, ma chi me l'ha fatto fare? Perché comunque non allenandomi, anche se gli esercizi all'inizio non erano particolarmente difficili, però essendo stato fermo, comunque c'era un po' la difficoltà. Certo. Dopodiché, dopo la prima settimana, le prime settimane, comunque è una cosa che veramente entra dentro, perché tu senti la necessità, quell'oretta, di fare dello sport. E comunque uno sta meglio, molto meglio, sia fisicamente che anche mentalmente. Ok. Diciamo che tu la tua esperienza veramente parti da poca attività fisica, da Zero. costanza. Come hai detto tu, ti stufavi a fare no? Quindi attività fisica. Che cosa è cambiato secondo te? Che cosa è che ti ha aiutato, secondo te, questo metodo ad avere costanza? Qual è stata la cosa, secondo te, che ti ha portato poi a cambiare tipo di comportamento? Ma secondo me innanzitutto i risultati che si vedevano ogni mese, dei risultati comunque pian piano costanti e quindi questo danno la motivazione. Questo perché, ripeto, perché si è seguiti in maniera ottimale. Dopodiché anche a livello alimentare c'è una cosa che poi entra dentro, è una routine. Una routine. E niente, poi vedendo la differenza anche tramite le fotografie, proprio uno invogliato ad andare Certo. avanti. Invogliato. Quindi diciamo che tutte quelle persone che dicono: ah no, per fare un percorso del genere bisogna essere portati, bisogna essere geneticamente portati, bisogna avere una base. In questo caso tu praticamente smentisci questo perché parti di una situazione veramente. Non ne avevo, guardando le foto, sinceramente sia l'ultima che abbiamo fatto, è la prima, e ho detto, oh, mamma mia, com'ero, nel senso che comunque anche i fianchi. Era un periodo che comunque ero troppo largo. Ok. Comunque devo dire che è un percorso che potendolo fare da casa con piccoli attrezzi, in qualsiasi ora del giorno, la mattina, la sera, uno dedica
tre quarti d'ora, un'oretta all'allenamento e sta bene. E questo viene anche ogni giorno di famiglia. Chi lo consiglieresti, Calogero? Cioè, secondo te è un percorso che può essere personalizzato per tutti, oppure secondo te per qualcuno, non, per qualche persona, secondo te non è idoneo questo tipo di percorso? Un percorso che è adatto a tutti, perché come detto tu è personalizzato, gli allenamenti possono essere fatti da casa, a livello alimentare è molto semplice e poi diventa una routine, quindi può essere fatto da tutti, sia che si parte da una buona base, sia che come nel mio caso era un po' più largo, quindi c'è molto più da lavorare, però è adatto a tutti. Qual è stato il tuo perché, che ti ha spinto a fare tutto questo? Non mi vedevo più bene allo specchio e questa è stata un po' la scintilla che mi ha fatto iniziare. Cioè non mi piaceva com'ero, come stavo diventando. E quindi, nonostante abbia fatto diverse diete, però mai palestra, non mi sono mai messo ogni giorno a fare palestra. E questo comunque mi ha aiutato tantissimo. Qual è stato il miglioramento, almeno uno, dimmene uno, che hai visto nella tua vita dopo questi 6 mesi? Cioè, hai notato qualche cambiamento, qualche modo di pensare o di comportarti in maniera diversa? Sì, Tipo? cioè, io non avrei mai pensato che ogni giorno potessi fare anche mezz'ora di palestra o di sport. Però c'è Ok. stato un cambiamento anche. E nella vita di tutti i giorni, che ne so, hai notato anche qualche modo di comportamento o di vestire o di, non so, anche di sentirti proprio anche a livello mentale? Hai notato qualche cambiamento anche da quel punto di vista lì? Ma a livello di quando esco, comunque mi vesto e vedo che guardandomi allo specchio, cioè, va tutto bene, sono una persona comunque in forma, non dico un atleta, ma comunque mi sento atletico perché Certo. faccio più giorno sport. E quindi poi anche le persone, comunque che da molto tempo, per esempio, che non ti vedo, ti dico: Mima, cosa è successo? Mima, sei diventato magrissimo, tante cose. E quindi ti fa stare bene, ti fa stare. Ti dà più forza per andare avanti. Allora, Per un andare. ringraziamento ancora a Calogero Reina e complimenti ancora per il tuo percorso e un saluto a chi guarderà questa testimonianza. Grazie ancora, Calogero. Prego.